Dunque, la mia prima domanda è, visto che sarai ospite del festival e so che terrai un panel serve ancora scrivere un blog? La domanda è proprio in anticipazione di questo, serve ancora scrivere un blog? Sì, serve oggi più di un tempo, nel senso che oggi abbiamo molti altri strumenti che quando aprimo un blog tanti anni fa non esistevano, però a maggior ragione oggi avere un blog serve perché ci sono tutta una serie di contenuti che non hanno uno spazio migliore rispetto a un blog per essere archiviati o commentati. Diciamo che i social network hanno tutta una serie di grandi vantaggi nei confronti del blog, che da un certo punto di vista è uno strumento che è un po' invecchiato negli anni, ma da un punto di vista dei contenuti più strutturati, secondo me non c'è una piattaforma migliore anche oggi, insomma. Quindi in quale modo pensi che si integrino effettivamente adesso, con tutta la varietà che c'è appunto anche di tipologie di social network? No, quello che penso io, che ho sempre pensato in questi anni, è che nel momento in cui ci siano le relazioni dirette diventino importanti, per quanto riguarda, insomma, la vita di tutti i giorni, è ovvio che usare Twitter, usare Facebook, usare altri strumenti del genere, è molto più semplice e veloce. Nel momento in cui si voglia ragionare su temi di discussione importanti, ma anche meno importanti, ma che comunque abbiano bisogno di un'elaborazione intellettuale di qualche tipo, a qualunque livello, sia importante innanzitutto che questi possano essere archiviati, quindi possono essere seguiti nel tempo e magari commentati a mesi di distanza. Tutto questo con i social network per molte ragioni non è possibile. E sui blog invece questo è estremamente semplice, tu puoi scrivere una cosa oggi e poi commentarla perché magari diventa attuale fra 6 mesi, ecco, perché l'archivio è uno dei valori grandi dei blog che non è stato sostituito dalle reti sociali. Un'altra domanda che ti vorrei fare a proposito proprio di social media in particolare è: i giornalisti mainstream italiani, secondo te, hanno capito Twitter? No, non so risponderti. Ho l'impressione che ci sia, come spesso succede in tutte le questioni, una specie di scia legata al fatto che siccome qualcuno comincia a fare qualcosa o magari si è letto che negli Stati Uniti qualcosa è diventato importante, c'è un po' la tendenza a scimmiottare queste cose. Quello che mi sembra di capire è che alcuni hanno capito, come sempre succede in queste cose, anche quando i giornalisti cominciarono ad aprire i blog, alcuni hanno capito il mezzo, alcuni seguono un pochettino l'onda. Ecco. Per esempio, io leggo De Bortoli, che secondo me è uno che un po' ha capito come funziona Twitter, ma non necessariamente succede per tutti e non basta essere giornalisti per averlo capito. Quindi a questo punto la domanda che viene spontanea è: come ti spiegheresti quindi l'ondata di giornalisti italiani su Twitter? La spiego esattamente come mi spiegai a suo tempo la grande eco che ebbero i blog sulla stampa mainstream italiana, nel senso che è una moda ampiamente sopravvalutata per quanto riguarda la stampa, diciamo, di regime, ecco, mettiamola così, insomma, quelli che hanno già un ampio spazio di visibilità per quanto riguarda i vecchi media, insomma, chiamiamoli così, è semplicemente un di più che viene delle volte sfruttato bene, delle volte. Allora, ho un'altra domanda da parte dei lettori, che è fondamentalmente questa. Non ti trovi ogni tanto in disaccordo con le tendenze più irrazionali del popolo di internet? Non so cosa sia, mi sembra che il popolo di internet sia una di quelle parole che racchiude un po' tutto e viene utilizzata molto spesso come alibi per non dire molto. Insomma, per cui il popolo di internet non so chi sia, insomma, se magari rispondo, però in generale questa generalizzazione qui secondo me è una semplificazione che serve più che altro alla grande stampa per non fare troppi sforzi di approfondimento, ma mediamente, insomma, non significa niente. Allora, vorrei chiederti a questo punto qualche dettaglio in più su come effettivamente tu hai cominciato a scrivere. Ma io, dunque, ho
cominciato a scrivere moltissimi anni fa, quando tu andavi alle scuole, probabilmente elementari, non so. Ho cominciato a scrivere sul punto informatico nel 1995, mi sembra, nel 96. E punto informatico è stata una palestra molto importante per quelli che l'hanno utilizzata, per chi l'ha creato, nel senso che è stato il primo sito web che poi è diventato una testata giornalistica, che ovviamente si occupava di tematiche che riguardavano la rete, ma che è diventato un punto di aggregazione importante. Quindi negli anni siamo cresciuti, io mi occupavo delle cose che mi interessavano, come del resto faccio oggi. Per cui, poi a un certo punto è successo, a cavallo del 2000, ma forse anche un po' dopo, che sono nati questi nuovi strumenti che sono i blog, e io semplicemente mi ricordo che ero curioso di come funzionassero, nel senso che chiesi ad alcuni dei primi blogger. Anzi, addirittura chiesi a una di queste prime blogger di scrivere un pezzo per punto su cosa fossero e come funzionassero, ed erano veramente un'avanguardia, erano dei persone che si occupavano di web design e poco più, insomma. E dopo, per curiosità, cominciai a scriverne anch'io. Mi accorsi che c'erano altre persone che ne avevano in Italia, ma stiamo parlando veramente di 10 anni fa, e cominciai a conoscere alcuni di questi sono diventati miei cari amici, però insomma cominciamo a utilizzare uno strumento che in Italia non usava nessuno. Quindi un po' alla volta, un po' per una specie di rendita di posizione legata al fatto che tu hai cominciato prima, sostanzialmente abbiamo cominciato a usare questi strumenti e ci divertivamo allora e ci divertiamo anche adesso. Come pensi si integreranno effettivamente questi tre grandi aspetti, quindi il giornalismo tradizionale da una parte, i social media dall'altra e i blog? Io credo sia un discorso complessivamente unico, nel senso che ovviamente i giornalisti hanno tutta una serie di temi loro, nel senso che è cambiato in una maniera veramente velocissima in relazione alla crescita della rete, per cui è una professione che per forza di cose è cambiata a tutti gli effetti molto velocemente. Questi strumenti qua hanno a che fare moltissimo con la professione, nel senso che oggi è impensabile fare il giornalista se tu non hai una competenza minima che riguarda non soltanto gli strumenti di pubblicazione, ma proprio la percezione e il filtro delle persone da quelle parti lì. E quindi chiunque nasce giornalista oggi, ma anche quelli che poi lo erano prima, devono in qualche maniera riconvertire la propria attività in una funzione che è lo stesso importantissima, ma che è una funzione di filtro più che di elaborazione culturale, perché c'è già tanto in rete di pensieri e di cose che possono essere recepite e poi portate magari sulla stampa che normalmente tutti i giorni è in edicola. Per quanto riguarda il resto, ovviamente questa situazione qui fa in modo che tra i giornalisti ci sia tutta una serie di nuove figure che devono in qualche maniera essere considerate. Insomma, ci sono molte persone interessanti che scrivono in rete senza avere tesserini, o magari lo fanno perché sono esperti di un tema, e queste persone diventano una risorsa. Insomma, l'ambiente informativo è diventato più ampio, non è più filtrato in maniera stretta dall'ambiente giornalistico, e noi che siamo i lettori, tutto sommato, abbiamo solo da guadagnarci. Recentemente è stato pubblicato un articolo in cui Luca Alagna e Ezechiel sosteneva che mettere a confronto e mettere in competizione Twitter con il giornalismo è semplicemente stupido. Tu come la pensi su questo aspetto in particolare? Penso che abbia ragione, io sono continuamente interpellato su questioni che riguardano tutti i rischi o tutte le varie questioni che succedono quando improvvisamente qualcuno scrive su Twitter che l'attore hollywoodiano è morto e invece non era vero. Insomma, ecco. Succede tutti i giorni, ma succedeva anche prima, nel senso che la rete è piena di contenuti di tutti i tipi. E ci sono anche una quantità innumerevole di stupidi. A maggior ragione, insomma, Twitter non è giornalismo, ma è una specie di palestra dove i giornalisti possono cercare di capire le cose che succedono. È anche vero che molte cose che succedono importanti arrivano su Twitter prima che altrove, insomma. Quindi si tratta di trovare una mediazione. E il discorso che facevamo prima, se oggi il giornalismo ha una dimensione,
è quello di chi utilizza, oltre a tutte le agenzie o tutte le altre fonti più o meno conosciute, anche la rete come uno strumento per fare in modo che tutto quello che esce abbia un senso. Ecco. Ma però è ovvio che Twitter in se stesso non ha nulla a che fare con il giornalismo. Proprio a proposito di questo, visto che è un mezzo fondamentalmente, quindi chi lo usa può essere, può fare qualsiasi professione, ti vorrei chiedere che cosa pensi invece dell'utilizzo che se ne fa da parte dei politici e dei vari problemi che possono sorgere da un utilizzo sbagliato. Ma è difficile, nel senso che ci sono molte persone, non soltanto i politici, anche per esempio i capi azienda, o ci sono molte persone che hanno necessità comunicative che insomma vanno al di là della natura del mezzo. Quindi posso anche capire che Casini abbia uno stagista o qualcuno per lui che gli aggiorna Twitter. Ecco, insomma, non ci trovo niente di strano. Nello stesso tempo è ovvio che io, che sono un ipotetico, in realtà non è così, però sono un ipotetico lettore interessato al punto di vista di Casini su Twitter, mi piacerebbe che lui fosse di persona lì a rappresentare quello che sta pensando. Non mi scandalizza il fatto che ci siano tutta una serie di figure intermedie, mi piacerebbe molto spesso che queste fossero in qualche maniera acclarate, insomma, ecco, quindi una cosa che manca moltissimo, ma non solo in Italia, ma soprattutto in Italia, è questa chiarezza nei confronti dei lettori. Se io leggo, pensa Bersani su Twitter e lui sta twittando nel momento in cui è in diretta da Fazio, ecco, io capisco che insomma c'è qualcosa che non funziona. Ecco. Nello stesso tempo, comunque sia, magari il contenuto è interessante, o magari è stato concordato, e quindi magari c'è tutta una serie di temi proprio contenutistici che possono interessarvi. Personalmente, ma voglio dire, è una banalizzazione molto, molto estrema dovuta al fatto che probabilmente non sono conscio dei problemi pratici che ci sono. Mi piacerebbe che chi mette una qualche relazione che è molto umana nei confronti dei propri lettori lo facesse veramente. Ecco, insomma, o se il giorno in cui non lo facesse, facesse come fa Obama, cioè dice lo staff, fine del problema. Sì, lì effettivamente è reso molto chiaro il fatto che i Sì. tweet specifici del presidente sono Sì. firmati, non Nulla, certo. nulla osta che si possano fare entrambe le cose, insomma. Però è ovvio che se tutto questo è una vernice per dare un'idea di modernità, beh, francamente non mi interessa più tanto. Eppure c'è stato chi invece l'ha preso molto sul serio, tant'è che twittava anche addirittura in diretta da varie trasmissioni televisive. Sì, no, ma io ho molta stima per chi ha una passione sfrenata per questi mezzi, insomma. Poi, voglio dire, è una maniera per aprire il fianco anche a tutta una serie di critiche o a una serie di rischi, perché poi si rischia di scrivere stupidaggini come capita a tutti, per cui. Però, ecco, dovendo scegliere, io che sono il prototipo del lettore, preferisco la stupidaggine scritta così, da Chito, da qualcuno, piuttosto che la finta vicinanza così, insomma, culturale nei confronti di chi legge il mio profilo. Ti posso chiedere qual è la tua dieta mediatica? Beh, in realtà è un misto, nel senso che leggo i quotidiani perché li ho sempre letti, perché mi interessano, non tutti ovviamente, perché la mia giornata dura solo 24 ore, e soprattutto ho una serie di feed da molti anni, insomma, ho una serie di feed che leggo la mattina, vale a dire, ed è una cosa un po' mista, c'è un po' di tutto, insomma, dalle fonti internazionali, delle cose che mi interessano, che sono in gran parte biologiche, ma non solo. A tutta una serie di persone che ho imparato a conoscere negli anni, che hanno un blog magari che aggiornano più o meno quotidianamente e ogni giorno leggo le cose che scrivo. Poi do un'occhiata a Twitter, poi do un'occhiata a Friendfeed o a Facebook poco, devo dire la verità, però insomma sostanzialmente è una specie di occhiata generale alle cose che potrebbero interessarmi. Ecco. Certamente insomma vedo molto meno di quanto mi interesserebbe.
Quindi ti vorrei chiedere a questo punto, che cos'è per te il giornalismo? Non saprei rispondere, intanto perché non sono un giornalista, no? Non sono iscritto a nessuno. Uno dei miei grandi problemi è che tutte le volte che mi invitano o faccio qualcosa devo sempre specificare sì, però occhio che io non sono un giornalista. Io credo che ci sia una funzione importante e alta del giornalismo, che però oggi non è più solo del giornalista, vale a dire di tutti quelli che hanno voglia di fare una sorta di filtro fra, chiamiamola così, l'opinione pubblica generale e le notizie che accadono. Credo che sia un lavoro che era importante una volta ed è ancora più importante oggi. È cambiato completamente, però io ho moltissimo rispetto per i giornalisti. Mi piacerebbe che insomma fosse fatto probabilmente un po' meglio di quello che accade quotidianamente, però insomma, probabilmente questa è un'aspirazione. Io sono convinto che se devo guardare gli ultimi 10 anni, che sono gli anni in cui mi sono un po' occupato di queste cose, mi sembra che le cose siano molto migliorate. Io credo, continuo a pensare che la rete sia stata uno sprone per migliorare il giornalismo, anche in Italia, dove, che è un paese insomma, che aveva, dire, un livello medio piuttosto modesto. Mi sembra di vedere che le cose vanno meglio rispetto a dicembre. Sarà per una sorta di controllo che la rete comunque in qualche maniera esercita nei confronti delle più grandi stupidaggini che vengono scritte. Però mediamente, ecco, insomma, mi sembra che piano piano l'informazione che troverà mia figlia fra 10 o 15 anni sarà meglio di quella che ho trovato io 10 anni fa. Visto che hai nominato questo aspetto, che cosa ne pensi invece dell'ordine dei giornalisti? No, non ho elementi onestamente. Io osservo questa cosa molto curiosa che tutti i giornalisti che conosco, e in questi anni ne ho conosciuti, incontrati molti e di molti sono diventato amico, non ne ho mai trovato uno che sia favorevole all'ordine. Questa è una cosa abbastanza paradossale, nel senso che onestamente sembra una congrega di fantasmi. Detto questo, onestamente non ho un parere al riguardo. Io avrei potuto, ho sempre pensato che non ci fosse nessuna utilità nell'essere iscritto all'ordine dei giornalisti. Nello stesso tempo, prendo atto del fatto che insomma, è uno di quegli strumenti che esistono solo in Italia o quasi. Però devo anche dire che, per esempio, io ho partecipato. Partecipo tuttora a una sorta di commissione che l'Ordine dei giornalisti a livello nazionale ha fatto per i nuovi media e sono stato diverse volte nelle riunioni a Milano nelle quali abbiamo discusso di cose molto belle e devo dire che insomma le persone dell'ordine che si occupano dell'ordine che hanno o mi hanno preso in giro insomma o comunque in ogni caso la mia sensazione è stata sempre quella di persone autenticamente interessate sia all'informazione che alla, come dire, al precariato giornalistico, a tutta una serie di problemi che notoriamente sono molto all'interno della categoria. Per cui posso solo parlarne bene, ecco, dal punto di vista dell'approccio. Poi, onestamente, non essendo giornalista, alzo le mani e non dico nulla. Insomma. Giusto per passare a un altro tipo di utilizzo della rete, ti vorrei chiedere che cos'è Eraclito e come si è strutturato il progetto. Ma guarda, Eraclito è stata una cosa, è tuttora, insomma, una cosa molto interessante, nel senso che sono stato preso un po' per il collo, ecco, insomma, nel senso che io ero molto perplesso a suo tempo, in realtà poi dopo ero perplesso a torto, nel senso che Eraclito è un progetto di Telecom. Che partiva da un punto di vista che secondo me è un punto di vista sacrosanto, vale a dire ci sono delle aziende, in particolare le telecomunicazioni, che sono interessate alle cose che succedono in rete, ma dopo tanti anni si sono rese conto che comunque, sai, tutti i discorsi che si fanno sempre, vale a dire che comunque la reputazione dell'azienda passa comunque attraverso la rete, attraverso quello che i clienti dicono in rete. E la loro idea era quella di creare uno strumento, ed è veramente un'idea che io, insomma, più col senno di poi che con quello di prima, però insomma, continuo a pensare che sia una bella idea. Era quella di affidare a qualcuno che non fosse,
all'interno dell'organigramma aziendale una sorta di filtro editoriale ai temi che potevano essere discussi. Heraclito in realtà per adesso come dire, è uno strumento ancora acerbo, nel senso che molte delle potenzialità che avevamo immaginato devono essere, io spero che succederà prossimamente, però insomma devono essere ancora indagate. Però l'idea era quello che ci fosse un flusso interessante per l'azienda dall'esterno, nel senso che tutte le tematiche che venivano discusse, che riguardavano Telecom Italia, quindi sai benissimo tutti i temi, le ADSL che funzionano o non funzionano, il digital divide, tutto quello che vuoi, insomma, che questi temi fossero in qualche maniera monitorati da una figura esterna all'azienda, perché poi loro hanno tutta una serie di strumenti di monitoraggio che ovviamente sono presenti da anni. Ma che nello stesso tempo ci fosse la possibilità che ci fosse un flusso anche nell'altro senso, vale a dire che l'azienda stessa comunicasse fuori dalle retoriche solite del marketing, le cose che fa, perché come accade in Telecom, ma accade poi in tutte ci sono moltissime cose interessanti e importanti che le aziende fanno e che non sanno fare a comunicare, insomma, e che sarebbero importanti anche per i loro clienti. Quindi, ecco, l'idea era quella di fare una specie di filtro terzo, e in questo caso loro hanno scelto me, io li ho ringraziati per molto tempo, continuo a farlo anche adesso, però per cercare di incrociare questi flussi. Cioè, loro sono interessati alle cose che succedono in rete perché capiscono perfettamente che è nel loro interesse farlo, ma vorrebbero anche, nello stesso tempo, ripeto, fuori dalle logiche che sono quelle solite, aziendali che tutti conosciamo, di aprire tutta una serie di dialoghi nei confronti della propria clientela, ma non solo, insomma, anche tutti qua. Ti assicuro che questa idea qui, che è un'idea che è nata dentro Telecom, non da me assolutamente, io continuo a pensare che sia un'idea molto intelligente. È una cosa molto diversa dai corporate blog o dalle cose che abbiamo visto in tutto il mondo negli ultimi 10 anni. Infatti, per questo ti volevo chiedere, secondo te, quali sono i passi che è necessario fare affinché si arrivi a un livello effettivamente internazionale, anche, insomma, al pari con altri paesi come gli Stati Uniti, ad esempio, per quello che riguarda la comunicazione corporate portata a un livello superiore? Ma guarda, il grande problema delle aziende, quello che dico sempre io, anche sono stato in Telecom anche qualche giorno fa, quello che a me sembra da cliente, ecco, mettiamola così, niente più che cliente, è che in particolare le aziende tecnologiche, non solo Telecom, ma anche Microsoft, anche le aziende che hanno a che fare con la rete in maniera molto diretta, abbiano tutta una serie di temi e di interessi che sono gli stessi dei loro clienti. Tutto il tema dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo delle reti, della banda per tutti, del digital divide, sono tutti temi che mettono assieme dalla stessa parte sia i clienti che le aziende stesse. Questo normalmente non succede, nel senso che le aziende hanno tutta una serie di problemi loro o di fini ed obiettivi loro che sono. Ecco, nel medio-lungo periodo, secondo me, invece, le aziende che hanno a che fare con la tecnologia dovrebbero marciare molto, molto di pari passo con i propri utenti. Questa è una cosa molto difficile da spiegare, specialmente nelle grandissime aziende, dove i temi sono invece quelli azionari oppure di come va il titolo e cose di questo tipo. Ma credo che nel medio-lungo periodo il tema sia che i clienti e le aziende devono stare uno accanto all'altro. Non tutte le aziende, ovviamente, non tutte le aziende però che mediano contenuti, che mediano informazioni, che abilitano l'utilizzo di strumenti intellettuali, culturali, come per esempio Telecom Italia, ma non solo, anche le aziende del software, per esempio. Secondo me devono ragionare in questi termini. Adesso, ovviamente, non sono io che dico a Telecom Italia quali devono essere i propri obiettivi, però io penso da molto tempo che le cose stiano in questa maniera e che strumenti come questi servono come dire, a rinnovare questa specie di legame. Poi, ovviamente, ci sono tutti i problemi del caso, insomma,
non a caso, Telecom Italia è una delle aziende che ha più difficoltà di rapporto con i propri clienti. Pensi che il futuro porterà effettivamente un'implementazione totale di quello che è il Clue Train manifesto oppure si andrà addirittura oltre? No, so, caro amico, che è stato per molti anni il presidente di una delle più importanti aziende italiane, mi diceva sempre: sì, va bene, i mercati sono conversazioni, ma chi è che lavora? E non aveva tutti i torti, nel senso che lui ovviamente lo diceva scherzando. Non dobbiamo, secondo me, credo avesse ragione, insomma, non dobbiamo mescolare le figure e non dobbiamo neanche pensare che siamo tutti fratelli, amici e siamo tutti sulla stessa barca. Non è così. Come dire, gli obiettivi aziendali, nella grande maggioranza dei casi, non sono gli stessi dei propri clienti. E quindi il manifesto ha qualcosa, insomma, un po' di favolistico, così, di molto bello, che ci è piaciuto tanto e ci continua a piacere, però se tu lo vai a raccontare ai capi azienda di grandi aziende che devono far quadrare il bilancio, ti guardano in una maniera, come dire, come se tu fossi un po' un pazzo. E tutto sommato, dal loro punto di vista, secondo me, non hanno tutti i torti. Quindi come vedi i futuri sviluppi di questo tipo di comunicazione? Sia all'esterno verso i clienti, sia comunque all'interno, nel senso che quello che è il social business, no? Prevede che anche all'interno dell'azienda ci sia una comunicazione maggiore tra divisioni, no? Sì, no, io guarda, quello che a me sembra molto evidente anche da quali sono le aziende che hanno successo e quali che non, quelli che non le hanno, e comunque insomma, qual è uno dei paradigmi che Internet ha imposto alle aziende, è quello, insomma, il primo è quello di fare dei prodotti che abbiano un senso, nel senso che come dire, il marketing fine a se stesso del prodotto che non funziona non serve a nessuno, non serviva probabilmente neanche prima, però oggi la velocità col quale viene tolto il velo a tutto quello che è fuffa nei confronti invece di magari prodotti di altre aziende che hanno senso, avviene con una velocità tale, e questo è dovuto alla rete, che le aziende devono capirlo, insomma, non è possibile vendere quello che non si ha. La seconda cosa, e questa invece è più difficile, è che bisogna cercare di essere più trasparenti, perché la trasparenza aziendale, che ovviamente non potrà mai essere più di tanto, insomma, però nei confronti dei propri clienti e dei propri è uno degli obiettivi che le grandi aziende dovrebbero avere oggi, nel senso che è difficile non esserlo, ecco, insomma. E le due cose assieme sono terrificanti, perché tu devi fare dei prodotti ottimi e devi cercare di non essere troppo finto nel momento in cui ti relazioni con la tua clientela. E questo mette tutta una serie di palette aziendali che sono veramente, veramente forti, ma non solo in Italia, sono un po' ovunque. A proposito di questo, quindi come pensi che si possano conciliare la trasparenza che è richiesta effettivamente anche dalla presenza stessa di un brand sui social media con la tendenza a non svelare nessun tipo di dettaglio, almeno finché l'azienda non è quotata in borsa? Ma io credo che, insomma, dovrebbero poter valere le norme del buon padre di famiglia, come diceva il diritto italiano, vale a dire, no, non andiamo a raccontare palle in giro, ecco. Se non facciamo questo, già è qualcosa. Ci sono mo moltissimi spazi di avvicinamento, e sono un po' imposti da Internet ai rapporti fra aziende e propria clientela. Basta vedere quello che si scrive adesso. Io ieri sono tornato da Roma e mi sono stressato moltissimo in treno, però insomma, basta in generale vedere quali sono le reazioni quando un servizio, un prodotto non funziona, e si capisce bene come oggi ci sia un bilanciamento che si è spostato molto fra la grande azienda produttrice e la propria clientela. Cioè, i clienti oggi sono infinitamente più importanti e centrali di un'intera
Si può fare finta di non, che questo non sia successo e ci si può continuare a comportare come 10 o 15 anni fa, magari si fa lo spot che passa ogni 30 secondi, tutto bello luccicante, però la sostanza rimane, ecco, insomma, quindi se tu vuoi crescere, diventare un'azienda che abbia un senso anche ai tempi della rete, devi un pochettino cambiare le tue priorità, ecco, questo è complicatissimo e più le aziende sono grandi e più è complicato. Nel senso che ci sono tutta una serie di strutture e impedimenti interni che sono veramente difficili da scardinare. E quindi, ovviamente, in una situazione di questo tipo hanno un vantaggio le piccole aziende. Però, nello stesso tempo, è un percorso che non può essere. Cioè, insomma, io credo che nel giro di 10 anni non potremo più avere un'azienda che quando tu la chiami ti dica prema 1, prema 3, prema 5, attende un attimo, ascolti la musichetta. Cioè, purtroppo alcuni meccanismi dovranno cambiare. È proprio questa l'ultima domanda che ti volevo fare, che appunto, come vedi il quadro per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti che ci sono almeno ora, nei prossimi 10 anni, sia dal punto di vista politico che dei giornalisti, che delle aziende, ecco. Ma guarda, io per quanto riguarda la parte giornalistica sono da qualche anno a questa parte, io per molti anni ero, come dire, senilmente pessimista, ecco, insomma, in realtà non lo sono più di tanto, nel senso che la parte informativa secondo me ha una grande potenzialità legata alla rete e mi sembra che tutto sommato si stia andando in questa direzione, insomma, per cui sono veramente convinto che ci sia una professione che deve cambiare, che sta cambiando un po' alla volta, nel senso, ma che attraverso internet potrà migliorare molto. Sto parlando della parte, diciamo, informativa. Sulle aziende sono, come dire, un po' più pessimista, nel senso che le aziende hanno veramente sedimentato negli ultimi 50 anni tutta una serie di logiche aziendali che sono difficilissime da scardinare. Nello stesso tempo, un po' alla volta ci si renderà conto che i giochetti che si facevano 10 anni fa o 15 anni fa non sono più possibili. Dei contenuti è la prima che è stata sottoposta a questo tipo di questioni. Se tu pensi a quello che è successo alla musica negli ultimi 10 anni, a quanto loro sono stati sordi e quanto un po' alla volta invece hanno dovuto cambiare. Però ecco, in generale, tutto quello che è beat, cioè quindi contenuti, società dell'informazione, chiamala come vuoi. Diciamo che sono i primi ad andare a sbattere contro questa grande onda che è il feedback poi di quello che tu fai e che ti ritorna indietro. Le altre aziende ovviamente ci andranno a finire dopo, però insomma ecco, tendenzialmente io sono ottimista, insomma, credo, a meno che voglio dire, arrivi qualcuno che ci dice che internet diventa diversa da quella che è adesso, mi sembra che sia un processo lento, ma che ci favorirà tutti, probabilmente non favorirà qualche soggetto che attualmente è molto potente con molto denaro in cassa, però nella grande maggioranza degli utenti, secondo me, avremo tutti da guadagnarci. Perfetto, Massimo, io ti ringrazio davvero tantissimo di essere stato qui con noi stasera. Niente, è stato un piacere, grazie.